cui si affacciavano le case dalla tipica fattura. Qui si ergevano due chiese contigue, una del 1600 dedicata ai santi Vito, Modesto e Crescenzia, di cui resta solo un troncone di campanile. Una recente, benedetta nel 1960, dedicata a Maria Ausiliatrice e a San Vito, di cui restano i magnifici mosaici del coro absidale e le vetrate finemente decorate. Il fonte battesimale è della fine del XVII secolo. Di Oseacco sono originari molti commercianti, specialmente del settore ortofrutticolo, che hanno fondato in diverse contrade del mondo imprese di notevole importanza operanti con successo. Stolvizza, Solbizza, è la frazione situata nella parte alta della valle. Le case, costruite nello stile tipico resiano, in sasso, abbellite da ballatoi in legno, si sono fortunatamente salvate dalle distruzioni del terremoto ed ancora oggi possono essere ammirate. Nel periodo della dominazione veneta, il paese era protetto da una costruzione fortificata, oggi ridotta a rudere, posta su di un costone, il Krat, il castello. La chiesa è dedicata a San Carlo Borromeo. Consacrata nel 1769, è stata eretta dopo che la precedente, una notte del 1746, è stata spazzata via, con il campanile e le case adiacenti, nel corso di un tremendo fortunale abbattutosi con estrema violenza. La vecchia chiesa era stata costruita nel luogo ove oggi è stato collocato, in suo ricordo, un bel crocifisso all'inizio del paese. Nella valle è tuttora molto viva la figura del cameraro, l'antica istituzione volontaria preposta alle necessità economiche della chiesa. Con l'offerta di una presa di tabacco, simbolo della carica, attinta da un'antica scatoletta in argento, il cameraro, al termine delle celebrazioni religiose, raccoglie i fondi necessari per l'annata. Il giorno di Sant'Anna, la festa solenne del paese, il cameraro, sul sagrato, dopo la celebrazione liturgica, conclude il mandato con la consegna delle rendite e la segnalazione del successore. L'artigianato ambulante, l'arrotino, l'ombrellaio erano i mestieri un tempo esercitati dai maschi stolbizzani e tramandati da padre in figlio. Oggi l'attività vagante è praticamente scomparsa. Numerosi però sono i negozi e le botteghe sparse in varie parti d'Italia e del mondo fondate da genti partite da qui. Coritis, Corito, grazioso borgo adagiato ai piedi del Canin, nella parte più orientale della valle. Da qui si può ammirare il magnifico gruppo montano, fare memorabili passeggiate nei boschi, godere di uno splendido panorama. Un tempo era zona di pascolo di proprietà della comunità di Oseacco, formato da una miriade di piccoli stavoli per l'alpeggio e la produzione dei derivati del latte. Oggi una ventina di piccole, linde case sono raccolte intorno alla ricostruita, graziosa chiesetta che si anima la prima domenica di agosto per la celebrazione della festa patronale. Uccea, Ucciò, si erge nell'omonima vallata, abbastanza appartata e lontana dagli altri paesi. Qui c'è il valico di confine con la Repubblica di Slovenia. Il borgo oggi è quasi spopolato e si rianima nelle due giornate di festa in onore del santo patrono, Sant'Antonio, cui sono dedicate due chiesette. Gli abitanti della valle vivono delle attività caratteristiche dei paesi di montagna.
Molti valligiani, per ricercare migliori condizioni di vita, si sono trasferiti definitivamente all'estero o si sono sparsi in vari paesi del Friuli. Le attività produttive sono per lo più ascrivibili al settore commerciale e turistico. Si sta però sviluppando il comparto artigianale, che trova ubicazione in accoglienti ambienti, ove i giovani riescono a produrre oggetti di meccanica fine e per il settore sartoriale. Il resiano è il mezzo di comunicazione quotidiano della maggioranza della popolazione. Geneticamente è uno dei numerosi dialetti sloveni che si sono sviluppati dallo slavo alpino, stabilitosi in questa zona dal secolo VI in poi. Per motivo di fatti storici però, dalla fine del Medioevo, il resiano si trovava sempre più isolato ed ha potuto assumere un aspetto molto specifico, con arcaismi ed innovazioni particolari. Oggi i parlanti di altri dialetti sloveni non capiscono il resiano, mentre i resiani, dal loro canto, stentano a capire lo sloveno. Come conseguenza di questi avvenimenti storici e linguistici, i resiani si vedono come una popolazione a sé stante, con una propria lingua. Infatti, scritti in lingua o dialetto resiano si trovano già dal 700 in poi. E soprattutto dagli anni 70 di questo secolo, la produzione letteraria in resiano ha assunto un volume notevole. In questi ultimi anni, per meglio conoscere e far apprezzare la valle, le sue tradizioni e la sua vita, è stata pubblicata una vasta raccolta di volumi prodotti da appassionati cultori locali, scritti in lingua italiana per la comprensione di tutti. Le manifestazioni popolari e le cerimonie liturgiche autoctone qui in Varresia sono molto più sentite che altrove, proprio per l'attaccamento dei valigiani alla peculiare e specifica loro cultura. Ogni paese ha le sue feste e ricorrenze, riti che si tramandano da tempo, organizzati dalle molte associazioni, che attraverso gli associati si adoperano per mantenere vive queste antiche tradizioni. A Capodanno, tutti i coscritti della valle, sia quelli che compiono 20 anni che quelli dei decenni precedenti, si radunano a San Giorgio ad assistere alla Santa Messa loro espressamente dedicata e poi partecipare festosi al pranzo. A sera, in tutte le frazioni, si creano occasioni di incontro per festeggiare questo importante compleanno. L'Epifania, Pernatte, un tempo era la festa dei bambini che giravano di casa in casa chiedendo piccoli doni. Oggi è tradizione che i re magi, peregrinando di paese in paese, di casa in casa, organizzino la coleda, la raccolta di offerte per i più bisognosi. Il Pust, il carnevale, si svolge da tempo immemorabile ed ogni paese era in festa. Oggi ha corso solo a San Giorgio. Interessante il contrasto tra le belle eleganti maschere bianche, telipe bile maschere, e i cucazze, adorni di panni messi assieme in modo casuale. Le belle maschere bianche sono ornate da variopinti nastri, dagli alti cappelli adorni di fiori coloratissimi, maschere di antica origine, evocatrici della veniente stagione primaverile. Con il battere del suolo invitano la natura a dar messi copiose, fiori e tanti colori. A conclusione dei festeggiamenti, il mercoledì delle ceneri, sulla piazza è bruciato il babaz, causa di tutti i mali, fantoccio rappresentativo del tempo allegro e spensierato ormai trascorso. L'Armark è un evento singolare, un mercato sui generis, sorta di burla generalizzata
che si tramanda da tanti anni di generazione in generazione. Si svolge a Doseacco nella notte antecedente il 1° maggio. I giovani del posto raccolgono tutto quanto è contenuto nei giardini del paese e lo ammassano sulla piazza. L'indomani i cittadini sono impegnati a recuperare le proprie cose e risistemarle al proprio posto. Il 1° maggio, Mainik richiama a Prato tutti i valligiani per celebrare, con messa solenne, la dedicazione della pieve. In questo giorno si tiene il primo dei 3 storici mercati annuali della valle. Da un po' è organizzata l'annuale camminata che richiama quassù sportivi ed appassionati. Smanna Miscia è la festa religiosa principale e più importante della valle, celebrata a Prato il 15 agosto in onore di Santa Maria Assunta. Rientrano quassù i tanti resiani sparsi nel mondo che non vogliono mancare a questo appuntamento propizio per rinnovare i contatti, ritrovarsi tra persone che durante l'anno vivono lontano. Anche in questa occasione si tiene mercato, pur esso di antica origine. Molto attesa in questo giorno l'esibizione del gruppo folcloristico Varresia, gruppo attivissimo che con amore particolare per le proprie origini e la propria terra si dedica al mantenimento delle tradizioni, alla conservazione dei costumi folcloristici, al tramandare i canti e le musiche locali. Per descrivere la magia del ballo resiano, che ha antichissime e remote radici, citiamo Aldo Madotto, noto appassionato cultore locale. La danza resiana è un'antica tradizione coreografica che contraddistingue inequivocabilmente i resiani e li appassiona. Al suono del violino, zitira, e del violoncello, buncola, il ballo si svolge frenetico in coppie, con saltellare, ritmico travolgente. Il vorticoso procedere a piccoli passi al ritmo della musica è talmente esaltante ed allegro da durare senza limiti di tempo. Le melodie sprigionate dagli strumenti manovrati dai zitirauzi, i suonatori, estasiati e paghi, ripetono incessantemente motivi sempre nuovi e diversi, destando ad ogni danza rinnovato interesse. Quando i ballerini sono confluiti al centro e il battere del piede, eseguito con sincronia, ha segnato la fine del motivo suonato e della danza, un altro ricomincia facendo continuare la danza stessa in un'atmosfera di esaltazione generale. Il gruppo folcloristico Varresia svolge attività pubblica sin dal 1838 al suo primo apparire a Udine in occasione della visita dell'imperatore d'Austria. Tramanda di generazione in generazione le danze e le musiche del popolo resiano. I costumi riproducono gli abiti usati abitualmente nel 1800 e rievocano le varie condizioni di vita. Dalle giovani nubili e degli scapoli, degli sposati, dei benestanti, delle vedove in nero stretto. Gli uomini indossano pantaloni al ginocchio in lana nera, camicia bianca, gilet multicolori di velluto, calze di cotone bianche. La bombetta è il simbolo di giovinezza. Il cilindro e il frac sono simbolici dell'uomo adulto facoltoso. Le donne giovani vestono gonne nere lunghe, gilet colorati, camicia e sottogonna bianche ornate con cinture variopinte e fazzoletti a fiori. Le sposate indossano vestiti di color scuro con ornamenti in tinta contrastante. Sono aggregati al gruppo alcuni personaggi abbigliati con le tradizionali maschere bianche del carnevale. Il loro costume, puramente locale, vuole ricordare la primavera colma di fiori e colori. Anche il loro ballo in terzina, assolutamente particolare nel battere dei piedi, simboleggia l'invito a far risvegliare la natura e la terra perché possano proporre raccolti abbondanti. Molto caratteristico è il complesso dei musici, che riproduce suoni di probabile origine celtica, una volta ottenibili dagli strumenti di accompagnamento a sacca come le cornamuse o le zampogne.
i zitirauze imbracciano gli strumenti in modo inusuale, stretti all'altezza del petto. La zitira è una sorta di violino modificato, su cui sono poste quattro corde di mandolino tese su un ponticello accorciato. Questo artificio costruttivo serve per riprodurre il tipico suono aspro e pungente emesso dalle cornamuse. La buncola è una specie di violoncello di dimensioni maggiori a tre corde, di cui due in acciaio ed una in fibra, dal ponticello rialzato. Lo strumento emette un suono continuo e grave, atto ad attenuare nell'accompagnamento il timbro alto della zitira. Si ponga attenzione all'ultima nota prodotta nella melodia. Essa è trattenuta a lungo. Retaggio antico degli strumenti a sacca, cui era necessario svuotare l'aria alla fine delle esecuzioni. Anche la buncola è imbracciata in modo non comune. Infatti la mano sinistra serve solo a reggere e manovrare lo strumento. Le dita mai si muovono sulle corde ed il suono è prodotto dal solo scorrere dell'archetto sulle corde stesse. Parte importante della complessità sonora